Ladies and gentlemen, welcome back to another unboxing. Today we have queso. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo una jumpstart di Guerra dei Fratelli. Sono una sbraga di bustine, dovrebbe essere di una ventina, quante cazzo ne so. C'è sta scritto? C'è sta scritto? C'è sta scritto? Come è possibile che non c'è sta scritto? 18 bustine con due terre foil addizionale. Questo qua è un pacchetto che Blade, un box che per una modica cifra ti dà praticamente l'esperienza di gioco di draft. Tu prendi, ne mischi due e te incominci a menare amichetto tuo. Prendi 4 buste di Jumpstart, in ognuna troverai 20 carte terre incluse. Bastardo. Pensate ad interagire con ogni busta in Jumpstart, è una tematica che ti darà un'idea del suo contenuto. Tuo amico sceglie 2 buste di Jumpstart, mazzi da 40 carte, prito, mescolato, pronto a fare azione. Fegatello. Mi sono vinci carta. Non ci sono più fegatelli, queste stronzatine, quindi via. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 18. Quindi onestamente non ho fatto nessuna indagine di mercato su cosa ci debba trovare qui dentro. Quindi noi bustiamo e basta. Quindi questo ha la tematica del dissotterrare. Quindi zoom. Editore di Ashnod Unearthed, quindi queste tecnicamente ci avrebbero tutte Unearthed. Buono, Ghost Truth, buono. E nessuno rimane indietro. Balista del terrore. Umbra del Tormundo. Terra, terra, terra. Ottavi, terra, 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 terra. Quindi la busta in natura, sai. Tu sai, beh, figo questo. Questo per fare i proxy è fantastico, cazzo. Questo per fare i proxy è veramente figo. Buono, se tieni. Oggi questo video è dedicato al nostro amico Lorenzo. Ciao Lorenzo, grazie per l'iscrizione al canale. Fanteria, 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 via, via fanteria. Mette in servizio. Lama potenziata di veterano, inutile. Anche se forse ricostruito ufficiale. Oh, soccorso da riposo, il cagnaccio. Questo è per il cane sampassico, sampassico. Bello il cane. Questo cane è utile, 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 utile. Mazzo tematico soldati su arena. Ecco, adesso c'è un altro per il mazzo soldati. Il tematico soldati, secondo me, su andrà molto per la maggiore. Buone 2 terre foil. Le terre sono sempre utili. Questo tematica saldato. Scusate, ma più sento ho sbustato soldati, ora c'è saldato. Cioè, capite che.
Alberto Taurelli, che simpatico umorista. Dragomettani di Fallujah. Prototipo. Questa qui, questa qui. Juggernaut di Mishra. Comando. Oh! Finalmente qualcosa di interessante. Buona. Scegli un giocatore bersaglio, poi scarta le fine X carte. Poi il giocatore pesca una carta, per ogni carta scartata in questo modo. Questo angelo infligge X danni a una creatura bersaglio, X danni a un Planeswalker. Più X più 0 rapidità fino alla fine del turno. Buona. Costo 1 di base X è più che buona. Gran magnata. Libro di rottema. Lutere foil. Scusa un attimo. E quando sono venute foil? Sono io che mi drogo? Oh no, 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 mi sono passate davanti e non me ne sono accorto. Mi sono passate davanti e non me ne sono accorto. Vedete? Il primo caffè la mattina non va bene, bisogna arrivare almeno al secondo o al terzo per essere completamente svegli. Bustina numero 3. 3. Bustina numero 3. Numero 3. Chissà se qua c'è la possibilità di. Ma mi sa di no, queste sono tutte precostituite, quindi sicuramente con Kyle Engine ce la trovi col cazzo qua dentro. Questo comunque è tettanico, quindi ci dovrebbe essere qua strappona di Titania, presumibilmente. Ci piacerebbe a noi trovare Titania. Ci piacerebbe tantissimo. Ammazzinare, frantumatore di becco ferreo. Oh, automa evoca bosco. Questo è molto molto buono. Che praticamente è uno al prezzo di due. Perché a costo, anche se lo giochi a costo 10 o a costo 4, comunque, quando entra in campo di battaglia, se l'hai lanciato, stappa una creatura bersaglio e contro diventa creatura Sylvan Trophy con rapidità, forza e costituzione pari alla forza, la costituzione dell'anima, automa evoca bosco. E ancora una terra. Cioè, quindi fai o una terra 3-3 o una terra 8-8. Che schifo. Ed ecco l'amico Fritz, questo è ancora più rotto. Perché lui praticamente si sacrifica per farsi, per fare un 15-15. Ho visto manco a farlo apposta ieri un mazzo che ho con questo. Sta roba dentro al mio Landfall Commander, dico la verità, potrebbe essere veramente interessante e divertente, specialmente il 15-15. Ecco la guglia della ruggine, raggiungere e travolgere. Questi potrebbero essere delle ottime aggiunte al mio Ashaya Commander. Devo andare bene. Busta numero 4! No, busta numero 5. La matematica non è un'opinione. Questa è la quinta. E un altro dissotterrare. Ok, ora è interessante la cosa perché. Che succede se abbiamo il mazzo con la stessa tematica? Ci sono le stesse carte? È una bella domanda. Tecnicamente dovrebbe essere così. Tecnicamente, in pratica noi non lo sappiamo. In pratica noi non lo sappiamo. In pratica noi non lo sappiamo, quindi adesso facciamo questo esperimento. La Gigatalpa c'era già, il mietitore l'avevamo già trovato, il parassita non credo, rimorso opprimente molto carina, dragartiglio, altare del trasmutatore, buono, balista del terrore, l'avevamo già trovata, però la corona del trasmutatore no.
La corona del trasmutatore no. Ogni volta muore. Ogni qualvolta la vedo vicino alla muore, pesca una quarantina. Placca cefalide leggermente più forte. Terra, 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 terra. Foil, 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 foil. Ti cazzo dei fegatelli? Ok, il primo gruppo da 6 se n'è andato. Pietre del potere. Calcolando che a noi ancora non abbiamo trovato né Urza né Wixton con Power Stone, ci potrebbe essere estremamente utile sta cosa. Quindi, lezione Sivir, prendere volo. Repulsione, dottora da ricognizione, Urza, non quello che volevamo noi, quello che fa pescare, scartare. Una volta scarti una più carte artefatto, crea una pedina, pietra del potere tappata, si innesca solo una volta per turno, non è malaccio, anche se ste Power Stone io ancora, carina. Inizio fase finale, crea una pedina, pietra del potere tappata, fine. Minchia, e a 6 peschi una carta e metti un segnino. Non è male. Anche perché queste cazzo di Power Stone non si sa come usarle. Quindi forse devi usare in qualche modo. Quando il tuo il ragno entra in campo di battaglia, tu avversario bersaglio cade una pietra, bla bla bla. Guardi il primo 4 per rivelare la carta. Questo è un sarà un formato con un altissimo livello di potere dal punto di vista del mana. Non c'è un cazzo da fare. Qua praticamente stiamo pompando. Cioè, mi ricorda i tempi in cui giocavo all'Accademia de Dolaria con 100.000 artefatti. Oddio. Madò. Avere Accademia de Dolaria dentro sto formato sarebbe una cosa troppo rotta. Cioè, questo ogni turno praticamente ti dà una Power Stone e quindi tu aumenti de due. Oddio. Oddio. Non oso immaginare in vintage che cazzo si inventano. Sicuramente ci sarà già qualche combo stupra rotta. Comunque, bustina numero 7. Secondo gruppo da 6. Devo porre le armi, buona. Sempre lama potenziata, architetta dei totteri. E un andro cagnolino. Questa è buona! Benvenuto Tocasias, welcome! Benvenuto di Tocasia! Questa praticamente è una delle carte più buone per il Commander. Perché? Ogni volta una creatura o più creature con valore di mana pari o inferiore a 3 entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, pesca una carta. Questa abilità si innesca solo una volta per turno, ma anche nel turno dell'avversario. Quindi, in Commander, se hai un qualsiasi cosa che mette un segnalino o una creatura anche nel turno degli avversari, quindi tipo Verdant Force o i Sapronin Givari dei vari cosi, questo po, 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 peschi, 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 peschi. Questa è molto buona, molto, molto buona. È una delle carte migliori che si potevano piccare, anche perché questo va diretto nel mio mazzo Angeli. Angeli Commander! Rete statica, pure rete statica non è male, perché è anche questa una bella rimozioncina. Esilio permanente non terra, controlla la persona finché la rete statica non lascia il campo di gioco. Però dice anche, quando entra in campo di battaglia, guadagni 2 punti vita e crea una pedina pietra del potere tappata alla modica cifra di 4 mana. È molto modica perché le altre rimozioni ad incantesimo così costano 3, quindi con uno in più non metti una pedina per tappare e guadagni 2 punti vita. Un sacco control sta carta, specialmente per il fatto sempre che se tu lo questo questa carta è in un Azorius, per esempio, che comincia a generare pedine in cui tu cominci a rimuovere roba grossa. Ma in colore è bustina numero 8 o numero 2 del secondo blocco.
Tettanico. Cercasciai, abbattere in volo, abbattitore dell'origine buono, un fronturatore carino. Oh! Un altro automa evoca bosco. È sempre quello che diventa gigantesco. Behemoth, c'è sempre verde, puoi giocare terre dal tuo cimitero con Unearth. Questo è molto buono. Questo è veramente buono. È una carta molto standard questa. Adesso ancora il guerriero della ruggine. Fai foil. Behemoth sempre verde. Sto trovando un sacco di roba che mi ispira da mettere dentro al landfall. Però devo stare attento a non fare cavolate. Bustina numero 3. Saldato. Il soldato saldato. Aumentiamo un po' la luminosità dell'obiettivo, ce la facciamo? Oh no, questo è lo zoom, ok, così, così, molto meglio, vedete? Pure voi vedete molto meglio, ok. Un Mishra, carino, ogni volta scarti una più artefatto aggiungi due. Quindi se giochi Dragmekar, Juggernaut, tavola di ricerca, fine del rapporto fraterno. Ok. E questa è un'altra carta molto molto buona. Distruggi tutti gli artefatti con valore di mana pari o inferiore a 3. In tutte le power stone ciaoone. E 3 danni a ogni creatura e ogni planeswalker. Molto buona. Drago dell'artefice. Il periodo di ottami. Queste sono le terre normali, queste sono le terre, le nostre terre foille. Quindi, come abbiamo potuto notare, le rare, le non comuni, sono diverse da pacchetto a pacchetto. Se fossero state tutte uguali, a noi non ci avrebbe cambiato nulla, anzi saremmo stati molto poco contenti, ma sicuramente non ci avrebbe cambiato molto. Nero! Quello che voglio constatare insieme a voi, amici miei, nessuno rimane indietro. Buono, reanimate. Ci riprovo 100. Balista del terrore numero 3. Ashnod, Ashnod, buono. Ashnod, Ashnod, molto buono. La balista del terrore mi sa che è un must, è obbligatoria. Oh, vorrei un attimo. Voglio un attimo capire. Faremo le nostre valutazioni alla fine. Alla fine ci sarà una situation, pietra del potere. Raffreddamento involontario. Tappa fino a due artefatti o creature. Bersaglio, metti due segnali in sto. Ah, stunna questa, figo. Adepto di Nathanam. Animazione della pietra del vigore. Artefatti incantato una creatura in forza di ossessione. 4-4 a costo 4. Non male. Che è ancora. Questo copia. Buono. Questo è molto buono. La meccanica dei dotteri carina, ho un altro Urza, una geologa fanatichia e sostituto arcano il proxy, arcane proxy, perché sei un proxy? Questa è molto molto buona, questa è molto 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 buona. Sono mesi che aspetto di poter montare una Zoius Control come Cristo comanda e questa espansione probabilmente mi darà l'opportunità di farne uno veramente rotto. Non vedo l'ora di giocare a Zoius Control, non vedo proprio l'ora. Tanto
intanto il 15 su Arena si comincia a menasse veramente. Quest'espansione farà veramente il botto, secondo me, col meta. Il meta lo popolo stupra. Batosta arborea. Dono di Gea. Più uno su una creatura bersaglio che controlli. Raggiungere trova 100 malocchi indistruttibile fino alla fine del turno. Ma un cazzo. Battitore dell'origine, frantumatore, automevoca bosco. Titania's Command. Tutti dicono che questa sia una carta estremamente sopravvalutata. Sono d'accordo. Costa 6, costa veramente troppo. A costo 6 fare 2 pedui di neorso e per trovare due terre e metterle in gioco. Sinceramente, i due orsi 2-2 li dovresti mettere in gioco a costo 1 o 2. Quindi, secondo me, chi dice che è sopravvalutata questa carta, secondo me, ha ragione. Ha ragion veduta. Ultimo blocco. Io sono piuttosto soddisfatto, soprattutto dalla massa dei comuni che ho accumulato per fare tutte quante le mie stronzatine, ma pure le rare non sono niente male, niente proprio. Saldato ancora! Ricongiungimento rancoroso. Quando si incontrano se menano quei due, non c'è un cazzo da fare, altre caine a bele. Ok. Un altro Mishra, saetta annientatrice, buona, a costo 2-4 danni, peccato che è sorcery. Un drago meccanico di falluccia. Feldon! Adesso l'ho visto già giocare, non è male Feldon. Non è per niente male, se poi hai il modo di pomparlo e farlo diventare un po' più grosso è ancora meglio. Drago dell'artefice. Lo dico apposta artifice. Allora, se mi sentite sbagliare gli accenti, il mio è umorismo. Sono capace perfettamente a parlare in italiano e mettere gli accenti dove vanno. Vedo, ci stanno cominciando a spuntare. A noi sono rimaste le ultime 4 bustaine, quindi siamo sicuri che in jumpstart non ci sta quello che serve per fare i big money, ma è più rinforzo. Le avremmo potute giocare, ma sinceramente a noi altro cagnolino e ricostruzione di Gaila. Guardi, le prime 7 carte del primario, metti il coppetto X, carte creatura, artefatto, come le mani, pari o inferiore, scelta, metti le altre in fondo, molto buone. Sono 3 mana bianchi, ma tanto. Un'altra rete statica. È vero, sì, che costa 3 mana bianchi, ma è anche vero che in questo formato le Power Stone ce le tirano appresso. Quindi, molto bene. Meno 3. Adesso che tanto sono le ultime. Tarana, ballista. Wow, questa è buona, questa è molto buona. Trangioca carne, il fatto che ci abbia IG da Word paga punti vita pari alla forza è molto molto buono, molto molto buono. Questo lo vorrei mettere dentro il mono nero, questo lo metterò dentro il mono nero sicuramente. È una cosa che nei primi turni ti aiuta a rompere il cazzo non da poco. Beh, sicuro abbiamo fatto incetta di terre e le abbiamo prese tutte, foil e non, e questa cosa a noi ci piace molto. E ribadisco, le terre servono sempre. I miei
I miei clienti chiedono sempre terre, cerare terre, cerare terre. Terzo Urza, vabbè, è non comune, un'altra seconda geologa falatica, spezzamenti di Tirisia, questa non la conosco. Ogni volta spezzamenti di Tirisia, attacca il giocatore in difesa, macina metà del suo grimorio arrotondata per eccesso. Ok, costi 7, però te via il Nilo Rory. Ah, cioè, sto trovando roba che può entrare nel 99% dei miei mazzi, che non è una bella cosa, perché vuol dire che devo smontare e montare. A me non mi vale smontare e rimontare tutti i mazzi, perché già ieri ho dovuto smontare Tramutanti e rimontarlo per metterci le terre doppie. Allora, via, costa. Scontro epico! Cercacciaio. Battitore, frantumatore, automa. Oh, eccolo! Lo scimpanzé, la Ape. Questa è molto buona. In pratica può montare il monoverde artefatto. Adesso. Monoverde artefatto che poi l'ha montato, mi pare, Cigibini recentemente con il GoBlue, uno streamer di Magic, su Arena durante l'evento VIP, perché loro sono VIP. Noi siamo solo importa alto pirla. E l'ultima era Fantria. Sta a fa casino. Via Fanteria. Pa Terzo cane. Mirel! Per due. Questa già abbiamo trovata, Mirel. E un'altra rete statica. Mirel poi è molto carina come carta. Molto molto carina, molto 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 carina. Quindi, ricapitolando. Dentro al box abbiamo trovato una valanga di terre foil. E queste andranno tutte quante a fare le fighe dentro ai nostri mazzi. Poi una valanga de uncommon, che queste praticamente ci aiutano a completare la collezione dell'espansione. Idem per le comuni, che praticamente ci hanno fatto finire le comuni dell'espansione, quindi abbiamo comuni al 100%. E poi abbiamo le rare. Corsa riporto, drago dell'artefice, l'automa evoca bosco, comando, geologa, balista, ashnod, droga dell'artefice. Sto behemoth a me piace veramente tanto. Sarà perché puoi giocare le terre dal cimitero, ma ditemi quello che vuoi fare. Questi addirittura tre. Queste sono le rare che abbiamo trovato. Poteva andare meglio, poteva andare anche molto peggio. E invece le mitiche ci è andata molto molto bene. Perché le mitiche sono quasi tutte, sono, senza il quasi, sono tutte giocabili. Quindi, non male. Bene, per oggi è tutto e alla prossima.